A seguito di una segnalazione arrivata da un cittadino, è stato chiuso al traffico intorno alle ore 14 il ponte di San Gabriele a Teramo per una sospetta lesione lungo l'asfalto. Potrebbe trattarsi di una vecchia crepa, ma si trova proprio in corrispondenza di un giunto e di un pilone sul tratto soprastante una delle strade che porta all'università. Prudenzialmente siamo intervenuti in attesa appunto di confrontarci con ANAS, che deve immediatamente convocare la ditta per un intervento che ci consenta, appunto, dopo la chiusura prudenziale, di intervenire tempestivamente. Stiamo già lavorando, abbiamo già lavorato con la polizia urbana per la viabilità alternativa, quindi non c'è alcun tipo di problema ovviamente sulla viabilità, fermo restando che ovviamente il disagio che porta la chiusura di un ponte strategico importante per la nostra città comporta inevitabilmente. La priorità è la sicurezza, ecco perché siamo intervenuti tempestivamente e meritoriamente. Ora ANAS deve assolutamente dare le risposte adeguate alla situazione che stiamo vivendo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno verificato le condizioni dell'asfalto dove si è aperta la lesione dell'ampiezza di circa 1-2 centimetri e hanno ispezionato gli appoggi delle travi dell'impalcato dopo averli raggiunti con autoscala. Il viadotto interessato da lavori di ripristino e miglioramento sismico eseguiti dall'ANAS. In via cautelativa il ponte è stato chiuso in attesa di ulteriori e più approfondite verifiche da parte di tecnici dell'ANAS. La lesione, devo dire che è abbastanza evidente. È un cittadino che è passato che ci ha chiamato. Siamo intervenuti prontamente. Adesso, insieme ai Vigili del Fuoco, abbiamo fatto una verifica più approfondita sia sugli appoggi sia nella parte sottostante il ponte. Dobbiamo ovviamente, in via cautelativa, i Vigili del Fuoco ci chiedono di chiudere la parte superiore della viabilità temporaneamente. Successivamente alle verifiche e anche agli approfondimenti che farà ANAS ci dirà se possiamo o non possiamo riaprire. Ovviamente sarà riaperto solo se qualcuno si prenderà la responsabilità di dire che questo ponte è transitabile ed è utilizzabile.